Buonasera amici di Teleponte, benvenuti in nostra compagnia. Diamo il via questa sera ad un ciclo di puntate che noi abbiamo ritenuto molto interessanti perché spazieremo, e lo vedrete approfonditamente, su un tema molto particolare che interessa più o meno tutti o che ha interessato almeno una volta nella vita, probabilmente direttamente o indirettamente, chiunque di noi. La nostra trasmissione si intitola Quello che non sai e noi cercheremo insieme di farvi sapere qualcosa di più. E saluto subito i nostri ospiti, a partire da Elena Pagano, Buonasera. benvenuta. Cartomante, e questo già vi dà qualche indizio sugli argomenti che tratteremo insieme. Saluto e ringrazio per la sua presenza nei nostri studi l'avvocato Dario Strozieri, Buonasera. benvenuto. E saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il dottor Ernesto Albanello, psicologo e psicoterapeuta. Dunque, vi ho dato qualche indizio molto importante, cioè ci occuperemo in modo particolare a partire da questa puntata di cartomanzia. Vogliamo saperne un po' di più, vogliamo capire cosa c'è di vero, cosa c'è di falso, da cosa dobbiamo stare attenti. Insomma, vogliamo farci un quadro particolare di questo importante aspetto che tocca la vita di molte persone, di molti italiani, ed è per questo che ce ne vogliamo occupare, e anche di tanti abruzzesi, perché no? E cominciamo subito quindi proprio con la nostra cartomante, Elena Pagano. Intanto, la cartomanzia cos'è? È una, diciamo, è una tradizione, un qualcosa che divina, ecco, è una divinazione che si porta dai tempi antichi, si risale anche fino, ci sono tracce anche dagli Egizi, ma per essere sicuri, con documenti certi, dal Rinascimento. Dalla Francia, poi passata in Italia. Comunque la cartomanzia è un metodo di divinazione che serve appunto per divinare, ci sono tanti metodi e uno di questi è la cartomanzia. Si può definire una scienza? No, no, no. È un modo di interpretare, anche perché i tarocchi sono dei simboli, sono degli archetipi che vanno direttamente nel subconscio e quindi aiutano a comprendere quello che è il presente e da quello poter prevedere il futuro. Quindi si tratta di un mazzo di carte, Sì, ogni carta ha un simbolo e ad ogni simbolo si esattamente. attribuisce in qualche modo un significato. Ce n'è tanti e poi ci sono tantissime combinazioni che danno l'interpretazione, ecco. Allora, a questo punto mi rivolgo subito ai nostri ospiti, a partire dall'avvocato Strozieri. A valenza questa premessa per poter cominciare subito un dialogo interessante e costruttivo? Sì, in effetti, diciamo, la cartomanzia rientra tra le magie, diciamo, minori, buone le considererei, essendo una magia sostanzialmente, ovviamente non ha nulla a che vedere con la scienza, il diritto e, diciamo, l'ordinamento, diciamo, la tollera nel senso che mentre in passato magari lo Stato era molto più rigoroso nel reprimere determinati tipi di attività, quali appunto la cartomanzia. Adesso la cartomanzia rientra in una sorta di, è come, considerato come, diciamo, l'oroscopo, come in questo caso, diciamo, lo Stato si preoccupa più che altro di tassare i proventi, gli emolumenti che derivano, diciamo, dallo svolgimento di determinate attività. Quindi si preoccupa molto di più dell'aspetto fiscale ed economico che di quello sociale, che è abbastanza irrilevante. Parto proprio dalla prima dichiarazione dell'avvocato Strozieri, cara Elena. Ha detto magia? Ecco, No, non è è una magia. corretto definire una magia? Giustamente l'avvocato Strozieri nella vita fa tutt'altro, quindi Certo. tengo a precisare No. anche perché anch'io potrei incorrere in errore e definire magia quest'arte che in No. realtà non è magia. No. La magia, secondo me, è un artificio che si fa in nome di energie e quindi la cartomanzia no. La cartomanzia è l'interpretazione di simboli, quindi non ritengo che sia magia, assolutamente no. Lo Stato, ci ha spiegato l'avvocato, Sì. lo sopporta o meglio lo tollera, queste Sì. sono le sue parole. Sì, purtroppo è la verità. Giustamente chiede le tasse perché sono da pagare, però non c'è tutela per nessuno a parte per chi ci chiama,
Però per il cartomante in sé non c'è tutela, non c'è un albo, non c'è un riconoscimento, non c'è nulla. Forse perché, ma poi lo approfondiremo, vengono definiti un po' Ciarlatani, ciarlatani, ecco, per questo non c'è un albo che possa in qualche modo certo. In tutelare effetti, i ciarlatani, ma ne parleremo certo. perché questo è un aspetto molto importante che dobbiamo andare a sottolineare, perché io penso che un po' in tutte le professioni esista il ciarlatano di turno, Certo. in qualunque professione. Dottor Albanello, insomma, abbiamo dato appena qualche riferimento a quella che è la cartomanzia. A suo parere, appunto, possiamo, con quanto ci ha detto in anteprima Elena Pagano, provare a iniziare un dialogo professionalmente costruttivo su questo argomento? Ma io vorrei precisare alcuni elementi che sono stati dalla signora Pagano sottolineati, cioè quando lei ha detto che non c'è un albo, quindi diciamo questa categoria non viene riconosciuta, tutto questo mette loro di fronte al rischio di non avere una linea di demarcazione che separi coloro che sono rigorosi da coloro che invece sono degli improvvisatori. Ecco, noi come psicologi abbiamo un albo e in virtù di quell'albo abbiamo necessità di rispondere a un codice deontologico, altrimenti rischiamo la radiazione. Cioè, diciamo che sotto questo profilo già cominciamo a vedere che cosa ci differenzia. Al di là di altri aspetti, qui siamo solo sotto un profilo puramente, come dire, di identità. Poi c'è un altro aspetto che forse mi appassiona ancora di più, è che il discorso che in fondo, e qui la signora Pagano mi dovrà persuadere, Certo. evidentemente mi dovrà dare delle argomentazioni forti, inoppugnabili, cioè noi partiamo dal presupposto che il soggetto debba essere liberato dai suoi condizionamenti interni, nel senso che la persona che si accosta allo psicologo e allo psicoterapeuta, è una persona che vive, come ahimè oggi constatiamo in forma sempre più clamorosa, vittima di nevrosi e soprattutto di stati depressivi, ed ecco che questo genere di patologie devono poter essere, come dire, sradicate attraverso quella che noi chiamiamo la forza dell'io, quindi la capacità di superare tutte quelle che sono delle forme condizionanti attraverso la crescita dell'autostima. Questi sono i presupposti su cui noi intraprendiamo attraverso cicli che possono essere di breve durata e si chiamano psicoterapie brevi, quindi che hanno dei focus sull'elemento problematico senza andare a scandagliare per intero tutto quello che è la struttura di personalità del soggetto. In quel caso invece parleremo di psicoterapie lunghe, ma io vorrei, tanto per concludo questo mio intervento, tanto per richiamare qualcosa che diceva la signora Pagano quando si è riferita all'interpretazione. Ecco, il tema della interpretazione ci è caro, perché insomma Freud forse è stato il primo interprete, non so se è a voi noto, ma in fondo è stato proprio negli anni 1895-1898 che in fondo Sigmund Freud si trovò in una situazione effettivamente, come dire, eterodossa, perché l'ordine dei medici di Vienna e dell'Austria non erano tanto propensi al fatto di riconoscere le sue operazioni di diciamo, analisi del subconscio appunto attraverso l'analisi dei sogni. Poi Oh, ma ne sappiamo che parliamo tra sì. poco, perché mi piace questa interpretazione del dottor Albanello, perché vedo che c'è molta analogia tra, per esempio, l'analisi e la spiegazione dei sogni con quello che potrebbe essere poi effettivamente la cartomanzia. Insomma, siamo sempre in un mondo un po' virtuale, certo di concreto per così dire, non c'è nulla. Diceva giustamente anche il dottor Albanello, un codice deontologico sarebbe utile anche per Opinabile, i certo, cartomanti. È assolutamente corretto, sì. Elena? Io sono anni che lotto per portare un pochino di onore a quest'arte purtroppo rovinata da, appunto, come diceva lei, da persone che si improvvisano. Io proprio per affrontare questo mio lavoro e proprio perché comunque anch'io come tutti ho le mie nevrosi, ho le mie seguo una psicoterapia proprio per rimanere
il più centrato possibile per poter aiutare, perché comunque è quello che voglio fare, insomma, cercare di Chiedo farlo. scusa, apro e Sì. chiudo parentesi, dottor Banello, ha mai seguito nella sua professione una cartomante? No, Mai, non ho mai. avuto È una l'esperienza di questo curiosità. tipo. La mia psicanalista, sì. Allora, e quindi io ne ho bisogno per potermi rapportare, perché comunque ci sono a volte delle persone che ti mettono davvero in crisi, anche quando devi decidere se inviarla magari da un medico oppure chiamare la polizia, oppure ci sono tanti casi che comunque ti mettono in allerta. E siccome le persone come me, i cartomanti, sono molto sensibili, più delle volte sono sensibilissimi, hanno questo, diciamo, avvertono immediatamente il disagio che vive l'altro e quindi si cerca di portare aiuto. Naturalmente è soggettivo, certo che è soggettivo, però proprio per evitare di incorrere magari in errori grossolani, io mi faccio seguire perché devo poter aiutare, è quello che voglio fare. Questo non è, non voglio essere. Cioè, lo so fare, no, io mi faccio aiutare, cerco di fare il possibile, quello che non mi compete, certamente non mi compete. Certo, ma torneremo anche su questo argomento perché sono curiosa di sapere anche perché Elena Pagano ha cominciato a fare le carte, come si dice in gergo, cosa l'ha spinta, quali sono le qualità che ritiene di avere, perché poi se le ha davvero noi non lo sapremo mai. Ecco, però vorrei chiedere invece all'avvocato Strozzieri, insomma, come ci si difende da quei famosi ciarlatani di cui prima? Guardi, per riallacciarmi al discorso di prima, effettivamente la possibilità in teorica di una, diciamo, di norme da rispettare da parte dei cartomantici potrebbe essere, però è chiaro che i cartomanti dovrebbero costituire una sorta di ordine professionale e poi, dopo aver fatto l'ordine professionale, dovrebbero darsi anche, diciamo, un codice deontologico, cioè delle norme comportamentali che tutti dovrebbero osservare, dopodiché la mancata osservanza di queste norme dovrebbe essere, diciamo, assoggettata anche a sanzioni, che mi sembra, diciamo, abbastanza poco probabile, sul rilievo che la cartomanzia, non essendo una scienza, diciamo che non possono essere stabilite a priori, diciamo, le regole. E poi la signora magari ci potrebbe pure chiarire qual è in effetti l'oggetto della cartomanzia, perché gli oggetti potrebbero essere i più svariati. Andiamo dalla previsione del futuro, anche molti si spingono anche più in là, magari fanno pure diagnosi di malattie, il che li mette un po', diciamo, su un crinale abbastanza pericoloso, perché si rischia di entrare nell'esercizio abusivo di altre professioni, quale per esempio la professione medica. Quindi lei magari ci dovrebbe chiarire qual è l'oggetto della cartomanzia e quali sono i bisogni che le persone rappresentano a fronte dei quali lei fa questo intervento, insomma. Partendo Potrebbe. dal presupposto che le persone che ci chiamano hanno un problema. Quello che sia è un problema. Di solito è l'amore, il fidanzato che va via, il marito che tradisce e si entra in un vortice a volte terribile, perché vogliono il marito tornato, vogliono il fidanzato tornato, vogliono che l'amore sia felice, c'è un disagio di fondo. Naturalmente i tarocchi sono un mezzo per poterli fare sfogare, perché non si può avere un'idea di quello che salta fuori poi prendendo confidenza, lasciandoli parlare. Hanno bisogno di parlare. Il più delle volte non hanno persone che le possano ascoltare. Certi segreti non si possono raccontare e li raccontano ai cartomanti. Quindi il cartomante, diciamo, io lo uso sempre e spesso questo termine, è il bidone della spazzatura. Tutto quello che non si può dire a nessun altro lo si dice al cartomante. Diciamo che è una scusa il prevedere il futuro, anche se i tarocchi lo prevedono, secondo me, un possibile futuro. Però il bisogno che c'è nelle persone è quello di parlare. Perché sì, dietro a un telefono, dietro persone che non si conoscono, si può dire
tutto, tutto. Sì, posso intervenire? Sì, però poi alla fine del consulto, diciamo, sì, c'è sempre un consiglio finale che voi date alla persona. Quindi poi la persona, naturalmente fidandosi di voi, certo, seguirà quelle che sono le vostre indicazioni, carattere anche terapeutico oppure, diciamo, pratico, proprio finalizzate alla risoluzione del loro problema. Ecco, non vorrei che, perché talvolta, diciamo, questi consigli, diciamo, sono anche abbastanza, diciamo, sono improbabili. Forbianti. Sì, sono dei consigli che alla fine, cioè io nella mia esperienza concreta mi è capitato, diciamo, che i consigli erano banali, erano delle soluzioni anche pratiche che però, diciamo, nulla avevano a che vedere, diciamo, con la risoluzione concreta del problema, diciamo, che il cliente o il paziente aveva. Allora, aveva magari mostrato, insomma. Naturalmente, oltre al fatto che le persone parlano, si aprono i tarocchi, cioè noi facciamo l'interpretazione dei tarocchi. Però il vero bisogno che ha la persona quando ci chiama è quello di parlare. Parlare e parlare più che chiedere. Cioè, si confidano delle cose, ci sono delle persone che hanno bisogno d'aiuto e il più delle volte io comunque consiglio questo, l'aiuto di uno psicoterapeuta, oppure quando provano di chiedere la salute, è vietatissimo dalla legge, ma anche proprio dalla mia etica, quindi mando sempre dalle persone competenti. Per quanto riguarda il consiglio faccio sempre molto presente, lo tengo sempre ben presente nel consulto, che il libero arbitrio è quello che fa la differenza. Perché se in un consulto si prevede il ritorno del fidanzato, è normale che ci sia o meno il ritorno, dipende da quello che decide poi la persona che ti fa il consulto. E questo deve essere sempre ben presente. Quindi diciamo che una previsione è una previsione fine a se stessa, è come se facendo il consulto un cartomante debba mettere davanti alle proprie responsabilità di vita la persona che ci chiama. Secondo me questo è il compito vero, oltre all'interpretazione naturalmente dei tarocchi, ma ripeto, secondo me è più un mezzo per poter far aprire delle persone che hanno bisogno. Io mi ricordo tutti i Natali, tutti i fine dell'anno, le persone anziane sole in ospedali che ci chiamano, perché sono sole. Ed è terribile questa cosa, veramente ridursi, che poi non lo dicono a nessuno perché è vergognoso chiamare i cartomanti, non so, c'è un alone di vergogna che sì, gira intorno. Sembra quasi essere un po' fuori sì, di senno, rivolgersi sì, sì, ad un cartomante. È come un dire tempo quando si diceva vado dallo psicologo, la stessa cosa. Certo, è la stessa, certo che, voglio dire, lo psicologo ha studiato anni, quindi non voglio togliere nulla o neanche mettermi a paragone. Però come reazione della persona è quella. È cioè, vero. Se io devo andare dallo psicologo, no, beh, non sono mica malato. Quando le dici, guarda, tu hai bisogno dello psicologo perché c'hai un'ossessione, che se uno ti chiama 2 o 3 volte di seguito per farti la stessa domanda, secondo me qualche problema c'è. Quindi siccome non sono un medico, non posso farci niente. L'unico consiglio che posso dare è di rivolgersi comunque alle persone competenti. Beh, dottor Albanello, credo che Elena Pagano abbia dato molti spunti che la riguardano personalmente. Intanto la solitudine, rivolgersi ad una cartomante quasi fosse un telefono amico, e poi ovviamente anche l'aspetto della decisione di scegliere una cartomante, una maga, qualcuno che può prevedere il nostro futuro, poter risolvere qualcosa, piuttosto che il professionista che può in qualche modo anche metterci sulla retta via mentale per poter poi arrivare ad ottenere ciò che vorremmo ottenere. Perché magari è anche semplice dire, non so, il lavoro, no? Vorrei mm-hmm. ottenere un posto di lavoro, poi magari restare a casa, non fare neppure certo, un colloquio. Infatti. Però se la cartomante mi dice che tra un mese troverò no, il lavoro, non funziona così, non c'è problema. Meglio ancora, resto tutto il giorno sul divano a mangiare non popcorn e a guardare la TV. Non funziona così. Ecco, non funziona così. Dottor Albanello, che ne pensa? Sì, la signora Pagano ha effettivamente inviato parecchi spunti e alcuni
li prenderei in esame, diciamo, in modo abbastanza accurato. Uno di questi è sicuramente quello di quando lei ha parlato, che la gente ha bisogno di parlare, ha bisogno soprattutto di essere ascoltata, no? E allora, partendo da questo presupposto, mi viene spontaneo dire che l'ascolto è un'arte, perché, vede, io le posso dire che le persone che si rivolgono a me, io le ricordo in modo scolpito tutto quello che mi hanno detto. Certo. Ma perché? Ma perché le parole che loro dicono sono parole che stanno a mettere in evidenza la problematicità che hanno dentro. Per dire, se una persona esordisce nel parlare dicendo alcuni, usando alcuni termini o comunque sviluppando alcuni argomenti, io da quelle parole, da quei termini, da quegli argomenti già ho individuo aspetti problematici che possono essere fobici, che possono essere ossessivi, oppure che possono essere depressivi, che in qualche modo mi già danno delle indicazioni, il che non vuol dire che io mi farò fuorviare e quindi non sta a me, in quanto soggetto non giudicante, certo. Perché la nostra prima e rigorosa posizione è quella di non giudicare, certo. Perché se noi giudichiamo è evidente che fossilizziamo e fotogrammiamo un soggetto e quindi poi non c'è una evoluzione. Questa è una prima considerazione che mi pare importante da fare, cioè quindi quello di saper ascoltare, l'arte dell'ascolto. E l'arte dell'ascolto significa poi mettersi in un atteggiamento del tipo: dunque tu mi hai detto questo, poi mi hai detto questo, poi mi hai detto quest'altro, ho capito bene? Già fare questo tipo di procedura mette l'altro nella condizione confortevole di essersi sentito ascoltato, perché le parole sono state ripetute in maniera molto minuziosa e molto meticolosa. Quindi sicuramente questo è un aspetto da tenere in considerazione. Poi il tema importante è quello dell'autostima. Ecco, il tema dell'autostima è un tema molto importante, perché forse proprio perché a molte persone manca l'autostima, ecco perché si rivolgono anche ad una cartomante, probabilmente. Però lo scopriremo tra poco, subito dopo questa brevissima pausa pubblicitaria. Sul tema dell'autostima ci siamo soffermati qualche istante fa, lo riprendiamo subito in compagnia del dottor Ernesto Albanello e dei nostri ospiti, l'avvocato Strozieri e la nostra cartomante Elena Pagano. Insomma, parlavamo dell'autostima. Manca, manca in tanti, vero? Beh, e perché manca soprattutto? Perché in questa società di oggi sembra che ne manchi sempre di più? Sono i modelli che vediamo, cosa c'è che intanto non va nella nostra testa? Grazie, un po' di quella della domanda. Di tutti. Grazie della domanda, perché credo che sia puntuale e centrale. Intanto partiamo dal senso e dal significato della parola autostima, che non vuol dire credersela. Autostimarsi vuol dire sapersi misurare per quello che una persona effettivamente vale, né più e né meno. Quindi se noi diamo per assodato che ogni persona dovrebbe avere una precisa consapevolezza dei suoi pregi e dei suoi difetti, è evidente che tutto questo si muove sull'istante, sul momento, perché se noi l'istante e il momento non lo consideriamo come pietra di paragone per l'analisi introspettiva che ognuno deve fare di sé, è evidente che poi non procede verso un futuro che dovrà essere non visto come una ipotesi minacciosa, non come qualche cosa che potrebbe presagire chissà quale naufragio, ma la consapevolezza che il futuro non sarà altro che una sequenza di vari momenti presenti dove la persona, come direbbero i latini, si muovono sul hic et nunc, che vuol dire qui ed ora. Noi qui ed ora siamo in questo studio televisivo di Teleponte. La nostra mente dovremmo poterla talmente disciplinare da non spaziare altrove, da non andare prefigurando scenari apocalittici futuri o situazioni nostalgiche passate, perché se ci muoviamo in questi termini stiamo aggrappandoci, stiamo cercando punti salvacondotti, salvagenti, che o ci mandano al passato o ci proiettano verso il futuro. No, io vivo il presente,
Ecco, l'autostima si basa su questo. Poi ci sono tante altre cose che sono legate alla capacità di costruire la stima di sé, che è il saper dire di no quando occorre, perché se io ho intrapreso un percorso in vista di un obiettivo, è chiaro che se qualcun altro mi dice ma dai, fai questo, ma dai, io ti do il consiglio giusto, e se tu hai un progetto di vita tuo personale, tu dici no, serenamente, non in una maniera risentita, ma dici no, perché non fa parte del mio programma esistenziale, certo. No? E così via dicendo, insomma, ci sono altri elementi su cui l'abito mentale che dobbiamo assumere di fronte ad ogni situazione che viviamo, e non un abito mentale che vuole essere, come dire, come si dice, captatio benevolentiae, altra espressione latina, catturare la benevolenza altrui, quindi mettersi in un atteggiamento propiziatorio, no? Invece se tu sei forte di te, non hai bisogno di assumere chissà quali alchimie per poter essere in qualche modo in grado di fare colpo sull'altro. Naturalmente. No? Vorrei restare un attimo sul dottor Albanello brevemente sul discorso di Freud e dell'interpretazione dei sogni, perché mi è rimasta impressa giustamente questa cosa dell'interpretazione dei sogni. Insomma, Freud poteva essere un ciarlatano come una qualunque cartomante a questo punto, oppure effettivamente poi lì, siccome si parla di una persona in particolare che comunque è stato un grandissimo sotto ogni punto di vista della psiche umana, allora lui si può dar ragione e invece alla cartomante no. Anche qui si interpreta la cartomante un simbolo, Freud un sogno. Bene, diciamo tutti che insomma, se non ci fosse stato Freud, probabilmente tutti coloro che sono venuti fuori dopo sarebbero stati solo dei pigmei sulle spalle di un gigante. Partiamo da questo presupposto, perché Freud è stato un geniale anticipatore di un mondo che potremmo riassumerlo nella famosa sua immagine simbolica dell'iceberg. Come tutti noi sappiamo, l'iceberg è una piccola montagna di ghiaccio, ma il grosso della montagna è sottostante il velo dell'acqua dell'oceano. E questa è un'immagine molto rapida che noi possiamo dare della parte cosciente e della parte inconscia. Ecco, lui è stato, attraverso l'interpretazione dei sogni, ma non solo, anche attraverso le libere associazioni, il fautore, diremmo noi, l'anticipatore, il pioniere di tutto quello che era l'investigazione di un mondo sotterraneo che è presente in noi e che in fondo non fa altro che dirigere le nostre azioni e non avere la consapevolezza che queste azioni non sono, diciamo, consapevolmente sempre indirizzate, ma sottendono un percorso che affonda le radici su questo mondo sotterraneo. E possiamo dire che la stessa cosa fa la Elena Pagano quando legge le carte. Ci sono dei simboli, sì, che si interpretano, questo è. Questo sì. E sì. Poi viene fuori anche la coscienza di quella persona quando parla. Certamente, con la viene associato tutto, certo. Tutto a un'associazione. Tutto un'associazione. Avvocato, chiedo scusa, ma fino adesso che idea si è fatta? Ma sicuramente sono cose che esistono. Però quello che a me stupisce molto è il fatto anche di questa terzietà della cartomante. Spesso la cartomante dice vabbè, queste cose le dicono le carte, per cui se alla fine la previsione è sbagliata, la responsabilità non è del professionista ma probabilmente di una entità esterna, quali appunto le carte, le quali magari in un caso particolare possono pure aver indotto in errore persino la cartomante. Cioè, perché diciamo un sogno e l'interpretazione, effettivamente l'interprete può compiere una serie di errori e se poi quello che l'interprete dice non si verifica, beh, la responsabilità praticamente non è dell'interprete ma delle carte stesse. Come risponde Elena Pagano a questa giusta, almeno, l'avvocato fa la sua professione anche in questo salotto, giustamente. Certamente, ma non è quello che faccio io.
Sinceramente io qualsiasi cosa faccia mi prendo le mie responsabilità, quindi se faccio un errore, l'errore è mio, non è delle carte. Le carte di solito non sbagliano, cioè sbaglio io a interpretare, certo. Può succedere, sono umana con le mie nevrosi, con tutto, certamente. Questo non vuol dire che il consulto di cartomanzia non verte mai né sulla salute, non su, né su spendere soldi, né di solito sull'amore. E si va sempre molto cauti, perché le persone soffrono. Quello che possiamo fare noi è portare un po' di sollievo. Sollievo perché li lasciamo parlare, perché la previsione è sempre onesta, perché è sempre onesta. Se anche fosse che non torna, perché di solito la domanda è questa: torna? Se anche non dovesse tornare, noi riusciamo a guidare le persone che stanno soffrendo in quel momento perché vogliono il ritorno. Cioè, da questo volere si parte poi con la ritualistica, ma il più delle volte dove si fermano con noi lo vogliono, cioè vogliono sperare che ci sia. La speranza è la cosa che li tiene vivi, gli danno un motivo per aspettare domani. Ci sono delle persone che veramente arrivano. Non dico solo del suicidio, ma quasi. Cioè, io ho ricevuto una chiamata alle 11:30 qualche anno fa, di sera. Era fuori di sé la signora, era disgraziata, povera. Mi butto giù dalla finestra, con una voce orribile. Sicché sul momento, cioè, rimani un po' così. Naturalmente, finita la chiamata, io ho chiamato la polizia. Però sono queste le chiamate che arrivano, di gente messa così. Non a questi livelli, ma quasi tutti. Però questo è forse ciò che poi spaventa anche di questo mondo, perché se c'è Certo. chi addirittura invece di chiamare lo psicologo, il dottore e dire ho questo disagio, mi voglio buttare dal Ma balcone, vuol dire che non addirittura prendono chiamare il cartomante. responsabilità, E non hanno certo. la responsabilità. Tutto dipende dagli altri. Anche il andare in bagno dipende da quello che dice le carte. È assurdo, ma è così. Quindi, naturalmente, se arriva un cartomante che si improvvisa, gli fa fare i minuti, siamo già a posto. Ma se arriva io non voglio dire che sono la migliore, non me ne frega niente, però la mia coscienza non mi fa fare questo. La mia coscienza è cercare di portarli a quei livelli da dire sì, ho bisogno. Certo, ma poi nelle prossime puntate, anzi credo proprio nella prossima, cercheremo anche di capire come difendersi da chi effettivamente abusa della credulità popolare. È È un facilissimo. tema molto, molto sentito, chiedo scusa, anche questo. Ma cartomanzia e ritualistica, cos'hanno di affine, cos'hanno di completamente diverso? Di affine hanno chi chiama, chi ha bisogno. Intanto cos'è la ritualistica? La Perché anche qui è bene spiegare è di che una, stiamo guarda, parlando. per molti è una religione, è uno studio, è una magia, è uno studio. Io premetto che non ci credo e non ho mai neanche pensato, cioè proprio non l'ho neanche studiata, però la ritualistica per molti è una religione. È un credo, quindi si può accendi degli incensi e succede che si purifica. Io a queste cose non credo, quindi non. Però molti di queste persone che effettuano la ritualistica fanno e abusano della credulità, ma anche proprio solo del bisogno. Non c'è bisogno di essere creduloni, a volte si ha proprio bisogno di credere in qualcosa e il credere che ritorna, te lo fa ritornare il cartomante o il ritualista o chi per loro pagherebbero tutto quello che hanno per poter avere dei risultati. Purtroppo la gente ne abusa, certo che ne abusa. E avvocato, come si combattono queste persone che magari ci fanno credere che, adesso forse dico una sciocchezza, mi No. correggerà Elena se sbaglio, che magari bevendo una pozione magica il nostro fidanzato, il nostro marito tornerà a casa e magari ci chiederà anche scusa? Ma guarda, queste sono delle promesse di fatto irrealizzabili. La persona che non si rende conto di una situazione di questo tipo effettivamente è una persona che
che noi consideriamo debole, bisognosa di una protezione. Ecco perché lo Stato interviene con una serie di norme e in qualche modo sanziona dei comportamenti che sono a volte prevaricatori, diciamo, nei confronti di questi soggetti, e talvolta, diciamo, sono comportamenti finalizzati a trarre, diciamo, un profitto da questo tipo di attività. Diciamo che una norma generale era l'articolo 121 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, che espressamente vietava, diciamo, vieta tuttora, diciamo, l'esercizio dell'attività di ciarlatano, intendendosi per ciarlatani, diciamo, tutte quelle persone, ecco, ci rientrano pure i cartomanti, così come quelli che fanno le previsioni, così come quelli che magari reclamizzano una pozione magari dagli effetti ritenuti miracolistici o miracolosi. Diciamo che ultimamente è stato depenalizzato, rimane, diciamo, come diciamo, sembra un comportamento illecito sanzionato, però è sanzionato solo sotto il profilo amministrativo. La protezione sta principalmente in questo, laddove uno faccia per esempio un contratto o faccia, diciamo, una disposizione di carattere economico molto forte, è possibile magari ottenerne l'annullamento, ottenerne magari la restituzione, però è chiaro che ci troviamo in un mondo dove tutto questo è solo teoricamente possibile, perché magari se un mago ad una fattucchiera ti fa fare una disposizione economica a proprio favore, magari poi è difficile recuperare il denaro. Quindi, diciamo, la tutela è solo eventuale, perché è un mondo anche molto iniquo sotto questo profilo, nel senso che è un mondo dove praticamente il più debole soccombe, laddove fai un errore anche per una insicurezza o per qualcos'altro, anche per la mancanza di una forza interiore, poi è difficile ottenere, diciamo, un risarcimento. Beh, decisamente poi si entra in un campo talmente aleatorio, sì, che è difficile ottenere un risarcimento. Risarcimento che andrebbe ottenuto anche da quelle case che magari ci vendono prodotti per i quali potremmo dimagrire in un mese 20 kg, ad esempio. Anche lì siamo comunque in una sorta di presa in giro bella e buona. E qui, insomma, diciamo però, che... Però, vede, in questo caso c'è una scienza che comunque fa da bilanciamento. Nel senso che comunque, a fronte di informazioni, diciamo, sbagliate a fronte di reclam di effetti diciamo importanti che poi non si verificano, c'è comunque una scienza ufficiale, ci sono i medici, ci sono persone cui uno effettivamente si può rivolgere. Siccome, diciamo, i cartomanti vengono, diciamo, a contatto sempre con persone che io chiamo che hanno una minorata difesa, e allora a quel punto sostanzialmente queste persone non hanno nemmeno la forza di rivolgersi magari, che ne so, alla medicina ufficiale, oppure, diciamo, ad una difesa istituzionale che possa far loro capire quello che stanno facendo. E allora lo Stato interviene. Queste norme, diciamo, sono a tutela non delle persone normali, perché le persone normali ovviamente hanno strumenti di difesa, ma sono norme che sono che pongono, diciamo, al centro la difesa delle persone diciamo, che non hanno strumenti propri. Lei sta dicendo, avvocato, giustamente, se non ho compreso male, che sono anche le persone più deboli, no, a rivolgersi al cartomante, nel caso specifico, visto che c'è la Elena Pagano con noi. Ma è così? Nel senso, sono soltanto persone, magari anche che hanno poche istruzioni, a rivolgersi, no, da voi? Anche assolutamente professionisti? No. Sì. Dai politici al mondo dello spettacolo. È capitato qualche politico magari di rilievo, senza far nomi assolutamente? Sì, sì. E che cosa ha chiesto? L'amore. Anche lui l'amore, quindi non se vincerà le prossime elezioni, no, o se no, il partito si sfascerà da un giorno all'altro, però o se quell'alleanza riuscirà. Rispondere. No, l'amore, anche lui. No, volevo rispondere all'avvocato. Guardi, io... come dicevo prima, la ritualistica non la tratterò mai, non ci credo, credo che sia una truffa. Lo dico anche a mio discapito, me ne prendo le responsabilità. Però
io le assicuro, in tanti anni che faccio questo mestiere, il 30% delle persone che chiama chiede questo. Allora, finché trova me, dico guarda no. Cioè, mi scusi per chiarire, chiede la ritualistica? Così, senza neanche chiedere il consulto. Vorrei, lo sai fare? Me lo sai far tornare? Quanto ti serve? Ma sempre con la pozione magica, siamo davvero a questi livelli? Siamo a questi livelli. Beh, e non parlo grave, solo... Eh? Sì, e non parlo solo di... Guardi, io conosco persone che hanno fatto il giro dei carte magnete finché non l'ha trovata chi gli ha portato via 70.000 euro. 70.000 euro. Però l'ha voluta cercare lei. Cioè, io non sto dicendo che ha colpa chi l'ha fatto, eh. Siamo... Ah, io però... sono del parere che la colpa sia di entrambi, di chi la chiede e di chi poi si presta allora, a fare queste cose. Allora, chi la chiede cose. Perché comunque c'ha bisogno, e non ha bisogno certo della ritualistica né della cartomante, c'ha bisogno di altro, sì. Perché se no una non... Ha bisogno di un professionista come il dottor Albanello nel caso di specie. Cioè, io non sto dicendo che aveva bisogno di me, aveva bisogno di altro. Poi avrà avuto bisogno dell'avvocato, giustamente, non come fanno, il non nostro le fanno avvocato. Le denunce. Ah no, perché magari si vergogna. Per denaro non perso. La fanno, non la fanno. Non, se, non fanno questa persona di cui sto parlando è una persona di rilievo, che ha un posto di rilievo, che si è ipotecata la casa, cioè poverina, sta pagando il mutuo per pagare quei soldi lì. E io e la mia collega denuncia perché... Io ho già fatto altre denunce per questo tipo di reato, insomma. Non lo fanno. La vergogna, il sentirsi stupidi. Cioè, dopo c'è tutto un retaggio dietro, incredibile, che purtroppo, proprio perché non è, come posso dire, legalmente, non è, uno non si può attaccare da nessuna parte, perché come, dove ti attacchi? Certo. Cioè, io anche volendo farla giustiziere, che non, cioè non è il mio compito, però cosa faccio? Io più che fare delle denunce su cose che riguardano me, io non posso prendere la privacy di una persona e metterla in piazza, non posso. Assolutamente no. Cioè. E credo, Elena, che anche su questo giochino molto coloro che fanno certamente, di queste pratiche, perché entrano anche in quella psicologia, giusto dottor Albanello, per indurre la persona non soltanto a sborsare cifre un po' alla volta, magari non in una sola somma, chiaramente sono bravi, no? Si parte dai 100 euro, poi magari 200, poi 1000, si arriva a 5000, insomma si salta sempre di più in termini di somme da sborsare. Ma appunto si lavora anche nel mentre psicologicamente per farla sentire forse anche sciocca e in modo tale che poi non si vada a denunciare come ci raccontava la nostra Elena. Ma prima che il dottor Albanello mi risponda ci fermiamo per un attimo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo su questo argomento. Parlavamo di quanto ci siano persone in gamba, ahimè, a convincere chi si rivolge a loro per quanto riguarda altre forme di magia, definiamola così, in questo caso stiamo parlando più di ritualistica, siano brave ad entrare nella mente, nella testa di vittime, sono proprio vittime quelle di cui stiamo parlando. Dottor Albanello, come si riesce a diventare succubi poi di queste persone che approfittano di noi? Allora, scusate, ma io devo rientrare nel mio ambito. L'ambito a cui io faccio riferimento è la struttura dell'io. L'io rappresenta la centralità della nostra identità. Se questa centralità non è sufficientemente strutturata, è evidente che questa persona non ha il cosiddetto libero arbitrio e il sano discernimento rispetto a ciò che gli può essere d'aiuto e ciò che gli può creare disagio. E quindi automaticamente le persone che hanno un io periferico, mettiamola così, è una persona che è più succuba delle dipendenze. E le dipendenze sono di vario genere, no? Dalla ludopatia alle tossicodipendenze, all'alcol, a attività ossessivo-compulsivo di vario genere. Parliamo di dipendenze. Ora, oggi, non è chi non veda, queste dipendenze, nonostante, come si diceva prima con la signora Pagano, l'istruzione si è evoluta, per cui ci sono persone che hanno un livello di istruzione cospicuo, consistente, però nonostante questo. Beh, io
apro a un'altra porta. Noi non abbiamo una maturità emozionale. Cosa sono le emozioni? Le emozioni sono quella nostra, diciamo, background di elementi che sono appunto i sentimenti, che sono le conoscenze più profonde di noi, che ci permettono di discernere la tristezza che io ho rispetto alla paura che io ho, rispetto al coraggio, rispetto alla gioia, rispetto al dolore, rispetto alla rabbia, no? Tutte queste sono emozioni. Queste emozioni noi le dobbiamo conoscere, le dobbiamo gestire, le dobbiamo controllare, dobbiamo saper ascoltare le emozioni degli altri. E allora tutto questo sviluppa e fa procedere secondo un iter di liberazione dei propri condizionamenti. Perché se uno dice io sono pauroso, io gli rispondo no, un attimo, tu la paura non è che sia per esempio un elemento negativo. Se l'uomo non avesse avuto l'elemento della paura, noi non saremmo qui, perché la paura lo ha messo nelle condizioni di salvaguardarsi e di prendere la dovuta prudenza e cautela rispetto agli animali feroci quando c'era l'uomo della clava e così via crescendo. C'è poi la persona che è sopraffatta dalle paure. Dice un famoso detto: la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Perché? Perché è evidente che la paura poi va anche saputa dosare. Saputa, se noi abbiamo paura di bagnarci i piedi, se attraversiamo un fiume senza un ponticello, il coraggio ci dirà di mettere delle pietre ben calibrate, posizionate e distanziate, per cui noi salteremo da una pietra all'altra e andremo dall'altra parte del fiume. Ecco, dottor Bonello, parlando di clava e parlando di pietre, mi ha fatto pensare anche ad un'altra cosa, insomma, che da sempre l'uomo si è avvicinato a qualche simbolo, le stesse pietre, che potessero in qualche modo predire il nostro futuro. E in fondo la cartomanzia è questo, cioè il desiderio di scoprire qual è il nostro futuro. E credo che questo da sempre esista, da quando insomma l'uomo ha iniziato un po' a ragionare. La risposta vera è che non riusciamo a stare nell'oggi. E quindi abbiamo bisogno di spostarci nel domani per non vivere l'oggi, e domani sarà uguale a oggi. Quindi il primo problema secondo me è questo. Poi i tarocchi, io credo fermamente che i tarocchi prevedono. Bisogna essere molto attenti perché comunque abbiamo la vita delle persone nelle mani, però sì, io credo che i tarocchi prevedono. Un buon interprete sa, cioè io veramente ho fatto tantissimi consulti, ne ho sbagliati. C'è una cosa da dire, e questa la voglio dire a onor del vero, perché sennò sarei una menzognera, non è nel mio io. Ho seguito una persona un anno, mi chiamava un'ora alla settimana per un anno. Le ho fatto un consulto prevedendole delle cose, e alla fine dell'anno non si è avverato nulla. Credetemi, io sono stata malissimo, ma proprio male, che ho lasciato le carte, ho detto questa, mi sono presa in giro da sola, e appunto ho iniziato questo percorso psicologico perché io ero fuori di me, cioè non era possibile, ci credo fermamente ai tarocchi. E allora sono andata dalla mia psicoterapeuta, gli ho spiegato perché ci andavo, e mi disse: come è arrivata a te questa donna? Perché ormai... cioè io ero disperata davvero, ecco, cioè... Però Elena Pagano è andata la psicologa, non è andata la collega a farsi leggere le carte, no, motivo per cui non erano riuscite le carte, e questo è bene dirlo, certo. Perché è questo che dobbiamo far capire bene, insomma. Sì. E mi fece questa domanda: come è arrivata a te questa donna? Era una giornalista della Sardegna, molto, vabbè, una giornalista, e era disperata. Aveva una storia dolorosa, disperata, veramente non riusciva, io me la immaginavo che si nascondesse dietro gli angoli, per dire. Quando è andata via, mi ha chiesto, e poi quando è andata via, come me ne ha dette di ogni. Povera, mi ha dato delle offese, siamo rimaste amiche,
perché mi hai rubato i soldi, cioè me ne ha dette, io piangevo con lei perché ero veramente affranta. E passato il tempo, ci siamo risentite e ho detto: cosa pensi di quest'anno che abbiamo passato insieme? Lei mi ha detto: guarda, all'inizio la rabbia, il dolore mi ha fatto pensare che tu mi prendessi in giro, che tu mi abbia preso in giro un anno. Poi, naturalmente, conoscendomi, sapevo che non era così perché piangevi con me, cioè mi sentiva. Dico, quindi che cosa ti ha insegnato questa storia? Che io le ho detto, che la domanda ce la siamo fatte entrambe, io le ho detto che i tarocchi le hanno dato il tempo per arrivare ad accettare la verità, che non sarebbe tornato, E lei ha avuto il tempo comunque di trovare una persona amica. Cioè, che comunque io non ho mai, giuro, non ho mai approfittato del suo dolore, cioè io cercavo proprio di aiutarla, però effettivamente, a onor del vero, io non ho un anno intero preso niente, ma niente, è una delle tante volte che non ci ho proprio preso. Però è pur vero che la persona che è arrivata a me, quando è andata via, era serena, cioè arrabbiata naturalmente perché comunque un anno di consulti, per poco che abbia speso, ha speso. Ed erano spesi per niente, che poi non è vero che era per niente, perché comunque si è trovata, ci sentiamo ancora, una persona che comunque siamo rimaste amiche. E poi perché comunque sì, in quell'ora lei si rasserenava. Cioè lei veramente, non è che voglio vendere qualcosa che non è così. Anzi, se mi sente, magari lo può confermare. Però, cioè, è d'aiuto, cioè, persone che ti chiedono aiuto e viene dato aiuto, per me è giusto, è logico che il tarocco ti aiuta a comprendere, è normale perché non potrei mai farlo senza, io non riuscirei al telefono a dire le stesse cose che dico coi tarocchi, è la verità, cioè. Però questo ci fa anche comprendere, perché ce l'ha confermato la stessa Elena Pagano, che una cartomante, chiunque essa sia, può indovinare, magari per sbaglio, e può sbagliare sempre Ma per non è una sbaglio. scienza. È chiaro, proprio perché non è una scienza esatta, ed è questo poi il nocciolo anche di quello che vogliamo far comprendere con questa trasmissione. Prima di salutarci, però, io sono curiosa di capire perché Elena Pagano si è avvicinata alla cartomanzia. Io sin da piccola facevo dei sogni strani, ero strana. Detta da uno psicologo, probabilmente ero strana. Però no, avevo delle sensazioni, io fino a poco tempo fa mi vengono degli attacchi d'ansia dove subito dopo capitano degli incidenti o tipo il terremoto o delle cose così. Quindi io mi sono rapportata naturalmente alla mia psicoterapeuta, dice che comunque io sento l'aria, nel senso che ci sono delle vibrazioni che probabilmente mi rendono più sensibile e io le sento. Quindi c'è la possibilità, chiedo conferma dottor Albanello, che qualcuno di noi possa essere sensitivo, che possa avvertire un qualcosa che poi effettivamente, io credo che un po' tutti noi, Tutti non ce tutti, l'abbiamo, ma chi diciamo. più, chi meno, è accaduto, anche a me personalmente è accaduto di essere nervosa particolarmente per nessun motivo, e poi invece è accaduto un qualcosa ovviamente di molto molto difficile che possa capitare ogni giorno. Quindi è possibile questo, fin qui? Direi di sì, c'è la programmazione neurolinguistica che per esempio si muove su alcuni elementi sensoriali di cui noi saremmo prevalenti depositari, per dire, c'è cioè il tipo acustico, il tipo olfattivo, il tipo tattile. Che vuol dire questo? Vuol dire che evidentemente c'è una sensorialità dominante rispetto agli altri quattro sensi, no? E quindi questo potrebbe determinare, diciamo, una sorta di corrente privilegiata, come diceva la signora Pagano prima, per cui c'è questa sorta di elemento anticipatorio degli eventi che potrebbero accadere. Quindi Però almeno su questo possiamo star certi che è possibile avere queste sensazioni che poi. poi si tratta di capire come vengono canalizzate, però, Certo. perché una persona può avere delle sensazioni molto, diciamo, è la sindrome della Cassandra inascoltata, insomma, no? No, ma No? no, Che no, cosa diciamo che io che non mi affido a questo.
Quindi nel percorso della mia vita comunque cercavo una strada, cercavo il cos'è che... E ho trovato queste carte, mia zia le faceva e è stato, si è aperto un mondo per me, ero piccolina. Io ho fatto tanti di quegli studi che non c'era verso proprio che io potessi imparare a leggerle, non c'era verso. Sono rimasta incinta della prima figlia, io ricordo di aver fatto un sogno, che appunto sapevo leggere, avevo incontrato una signora, lei leggeva le carte. Non quelle di Freud, però, No, un'altra, un'altra. ok? Le carte di Freud. Le carte di Freud. E Scherziamo, chiaramente. da quel giorno io sapevo leggere. Naturalmente, probabilmente, tutti gli studi fatti, tutto, si sono poi raggruppati, Ecco. diciamo, e Diciamo, ho avuto coscienza sei riuscita a dopo. trovare la chiave di volta, Certo, e da quella praticamente. volta lì io leggo le carte. Avrò avuto 20, adesso ne ho tanti, 23, 24 anni. Quindi insomma sono Sì, però diversi studiavo anni da che... prima, Quindi studiavo, ho c'è studiato dietro anche uno tanto, studio, assolutamente tanti anni di vero e studio. proprio. E proprio su questo poi ripartiremo nella prossima puntata perché sono curiosa di capire come si fa a capire la differenza tra chi le carte le sa leggere, fermo restando che può tranquillamente sbagliare. Io credo che Assolutamente. si debba prendere come un gioco. Facciamo questo gioco. Vediamo Non è che... neanche tanto gioco, perché se ti... almeno per l'aiuto che uno può dare a chi Certo. ci chiama, se lo dedici che è un gioco, non ha più valenza. Se le dici poi che non paga, non ha valenza Ah per no, 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 ma non in niente. questo È senso, nel proprio senso vero, farsi leggere le carte ma pensando, vabbè, è un gioco, sperando eh? Certo, che vada non si debbano bene mai in far questo condizionare, ma senso, sì, ecco, senza farsi assolutamente. condizionare. Ha detto che il mio Assolutamente, questa è una delle fidanzato cose che torna, dico ah, sempre. speriamo, e se non torna, beh, pazienza, Cioè, di questi, quelle che questi sì, e in che questi ci credono, che termini. non devono Ecco. farsi condizionare, c'è chi si Cioè, lascia non è il condizionare. Vangelo quello che dice Assolutamente, assolutamente una assolutamente no. cartomante, anche se c'è chi non crede neppure al Vangelo, quindi non esiste la Certo, verità assoluta, no. ecco, questo in estrema sintesi voglio dire al termine di questa puntata. Quindi per adesso io vi ringrazio, grazie Elena Pagano, grazie all'avvocato Grazie Dario Sozzieri, grazie naturalmente al dottore Ernesto Albanello. Naturalmente il più grande grazie va a voi per averci seguito, ci vediamo giovedì prossimo sempre su Teleponte, puntuali alle 21 con quello che non sai e forse qualcosa in più sapremo. Buona serata.